Eccoci qua. Volevo fare questo aggiornamento. Diciamo, quest'ultima lente che ho messo adesso è molto più è profondamente spirituale. Ma qual è il problema adesso? Il problema è che gli uomini che fanno parte di questa istituzione si sono un po' corrotti, no? Come tutti noi. Anche loro sono stati corrotti. Sono stati tentati. Questa società che abbiamo oggi ci tenta. C'era un detto di una persona così spirituale che disse che un uomo ha tante catene quanti vizi. Cose che a noi ci sfuggono, per esempio, che a me mi sfuggono, da semplice mortale purtroppo, non riesco a capire perché Dio ha creato le zanzare. Sicuramente ci sarà un motivo validissimo e io, povero mortale, coglione, stupido, non oso mettere in dubbio l'utilità della zanzara, mai, mai. Ma per il momento mi sfugge l'utilità della cazzo di zanzara. Questa è la alloro. Allora, peccato che non è possibile. La tecnologia ancora non ha inventato un modo per trasmettere gli odori. Calcinacci qua, cioè qui la gente nel 2018 è così evoluta da buttare monnezza. Tra l'altro qui la sporcizia è tantissima, quindi non posso mangiare, ma qui ho scoperto un tipo di nespolo che esiste, che è molto conosciuto in Albania, che si chiama mushmol. Piano piano sto vedendo proprio nella mia esperienza come piano piano mi sto rendendo conto che effettivamente quello che scrivono nella Bibbia, per esempio, è come se fosse tipo un libretto di istruzione per l'uomo, e se tu non segui questo libretto di istruzioni, non può sembrare, per esempio, nella nostra testa, che siamo stati abituati così alla libertà al massimo, quando poi in realtà questa libertà non esiste, tutta illusione, perché alla fine sì, hai la libertà, puoi mangiare quello che ti pare, per divertirti quanto ti pare, però poi paghi sempre le conseguenze, no? Non esiste, cioè, anche le persone, queste così che hanno i miliardi e tutto, alla fine scoprono che non gli fa più effetto niente, cioè, possono provare qualsiasi tipo di divertimento, l'hanno provato ormai tutto, alla fine finiscono più disperati di prima. Quindi, wow, mai visto questa forma così strana. Non è simmetrica, ha perso un pezzo. La gente fa molta attenzione all'estetica, no? All'apparenza, però dentro sono completamente morti, senza morale, senza, zero totale proprio. Appena aprono bocca proprio ti verrebbe proprio da spararti lì all'istante. Se nessuno si prende l'ultima fetta di torta, prenditela tu. Prima non avevano tutto questo bisogno di... bellissimo sto posto. Di curare l'esterno, ma prima venivano, per esempio, faccio un esempio, a me ieri mia madre mi stava dicendo, stava facendo un esempio, no, che ti fa capire, per esempio, quanto, che tipo di programma avevano in testa la gente allora, no? Per esempio mia madre, no, io mi preoccupo sempre per lei, perché lei mangia sempre malissimo, no? E ieri lei mi ha spiegato il perché, no? Allora, questo, se qualcuno se potrà ricordare questo sentiero del picchio, no? E a quanto pare l'albero proprio dietro a questo coso qua è quel pero là, no? Uguale. Si vede che questo è un pero che è proprio di questo posto qua, di questo parco qua, quindi io provo adesso a mangiarlo uno.
sono piccolissime, così dall'aspetto non molto bello, però hanno un bel colore, quindi they should be good. Io di solito, per pulire le mani quando sto fuori, per esempio, così pulisco un po' da selvaggio, oppure per esempio trovo delle foglie e così strofino le dita così nelle foglie. La gente adesso che sente che non concepisce, per esempio, che esistano microbi o sostanze, esseri che noi non possiamo vedere a occhio nudo, è inconcepibile questo mio comportamento. Ma proviamolo in diretta, cari fedeli. Ma che non l'hai lavato? Senti. Siamo in un parco pubblico. Ora capisco perché la gente non la mangia. È un po' asprino. Diciamo che non ci siamo. Mi stavo scordando questa cosa qua. Raga, e questa è una delle tantissime cose, per esempio, che sento da mia madre, per esempio. Quindi immaginiamo, quindi, Albania. Quindi come venivano programmate le persone, per esempio, in Albania? Quindi anni 60-70, quindi immaginiamo che anni 60-70, diciamo che la gente era quasi normale anche qui in Italia a quell'epoca, quindi diciamo che in Italia il bombardamento, il rincoglionimento è cominciato proprio in quegli anni là, insomma, dagli anni 60 in poi. E invece in Albania è durato fino agli anni 90. Quindi immaginiamo che negli anni 60 mia madre, lei è cresciuta con altri due fratelli, e la madre e il padre, questo è un esempio che mi ha detto ieri, perché siccome io la vedo sempre, per esempio, che lei mangia sempre malissimo, no? E qualsiasi cosa che ha la dà a noi, me e mio fratello, no? Quindi sta registrando, sì. Quindi e lei mi ha spiegato che praticamente madre, quindi nonno e nonna, mettevano sempre prima di tutto i bambini, e quindi prima di tutto si doveva riempire il piatto al bambino, e poi dopo, se rimaneva qualcosa, tipo hai portato qualcosa di che non ce n'è per tutti, no? Non esiste. Loro non mangiano, i bambini mangiano. E quindi questa cosa qua, la società praticamente l'ha messa talmente forte nella testa di mia madre, per esempio, che per quanto io sinceramente li critico molto, perché hanno abbandonato molte cose, così, programmi che avevamo in testa, che erano del nostro paese, come molti albanesi che sono venuti qua, per una questione che proprio non è possibile, non ti lasciano. Quindi immaginiamo, quindi, che tipo di programma che sarebbe veramente inconcepibile. Cioè, la gente oggi non solo non farebbe una cosa del genere, cioè di completamente sacrificarsi proprio. Perché mia madre veramente, cioè, quando la vedi come mangia, lei proprio a se stessa non dà proprio niente, non pensa proprio a se stessa, mangia veramente proprio il minimo per farla funzionare proprio, e poi tutto il resto completamente per la famiglia.
immaginiamo anche che quante difficoltà ci sono, per esempio, anche a livello così di marito e moglie, no? Perché la vita è dura e tutto, no? Eppure il programma, quindi, che avevano in testa in Albania la gente, era quello di sopportare, non fare il coglione, che è la prima cosa, via, ciao, non ti sopporto. Quindi c'era questo tipo di programma. E oggi, quindi, non solo un genitore non riuscirebbe così. Quindi immaginiamo, io adesso ho quasi 40 anni, eh? Quindi immaginiamo che una madre per 40 anni c'è proprio sacrificio totale. Sacrificio totale. Mi sembra tipo Cristo a volte. Completamente. In più lavora, sa, ma non si ferma un secondo. E penso che persone del genere, veramente, soprattutto in questa epoca, non esistono proprio. E queste sono le cose che a me mi hanno influenzato. Uno, aver vissuto quindi in un tipo di ambiente come quello, dove la gente non pensavo solo al divertimento, così, al cazzeggio, ma come sacrificarsi per l'altro, no? E io, se ho la capacità mentale, per esempio, la tranquillità mentale di poter fare questi discorsi così con tranquillità e tutto, lo devo proprio al fatto che questa gente è stata programmata in modo da sopportare le difficoltà e tutto, e per questo io posso stare anche in questo momento di difficoltà, che non ho lavoro, con loro. E quindi quello che volevo dire con questo è che praticamente questo modo che hanno messo in testa la gente di libertà totale, in realtà non è libertà, ma è è guerra totale, nel senso che è veramente una guerra, solo che non la fanno con i cannoni, ma la fanno con la percezione, nel senso che se io a te sento gente, non c'è problema, solo che sto così a parlare con la telecamera in mano, con deficiente, però siamo nel 2018 e io ancora non sono grande abbastanza per parlare con i miei simili. Quindi se io cambio la percezione dell'uomo, se gli dico all'uomo, senti, quindi tu, io un esempio che mi viene sempre in mente è, immaginiamo per esempio come se ci sono due persone che devono fare una competizione di bodybuilding, no? E vanno e decidono tutte e due di fanno esercizi in palestra, no? Per prepararsi a questo evento, no? Dove devono fare questa competizione a chi alza di più pesi, no? E quindi immaginiamo adesso che uno, il più furbo, dice all'altro: senti, mangiati questo Kinder Bueno, è veramente buono, ti fa bene, mangia. Ma mangia che questo Kinder Fiesta, guarda, Coca-Cola, un po' di sete, no? Ti viene sete, bevi. Ma bevi un'altra cosa. Birra? Non lo vuoi un po' di birra? Dai, su, un po' di birra. Non fa male a nessuno. Quindi alla fine, torta. Ma che fai? Torta, è buonissima, ti dà energia, tutto quanto. Ecco, tutte queste cose qua sono tutte le libertà, le presunte libertà che il sistema ci dà, no? Tutti questi divertimenti, no? In realtà tutto questo si paga, no? Perché quel poveraccio diventerà un ciccione e non riuscirà ad alzare nessun peso. E quando arriverà il momento che ci sarà da dargli il colpo di grazia, diciamo, lui farà tipo così, col mignolo proprio lo toccherà così, e quello sarà finito. Quindi questo è la situazione nella quale si trova un popolo, per esempio, come l'Italia.
sono stati completamente drogati da così. Vai, tranquillo, non pensare a questo. Bambini, sacrifici, cose. Ma che sta scherzando? Ti dà fastidio tua moglie? Lascia, qual è il problema? Ce ne sono tante altre. Quindi in pochi anni è possibile praticamente distruggere un popolo, perché non nascono più figli con questo tipo di mentalità, no? Senza sacrificarsi, senza niente, no? E tu dirai, ma io non voglio ritornare come prima, con una rottura di palle, io voglio la minigonna, voglio tutte queste belle cose che abbiamo inventato, l'iPhone, WhatsApp, Striscia la Notizia, Maria De Filippi. Ma dopo tanti anni lui si innamora di una ragazza, lei è una bagella. E quindi questa è la situazione, al massimo 20 anni qui l'Italia sarà finita, sarete così. Gli basterà a un certo punto a quelli che ci controllano, che hanno programmato questa guerra, in guerra di percezione con i media e tutto. Arriverà il momento dove devono darvi il colpo di grazia, sarà così facilissimo. Con un dito, vi toccheranno. Stiamo aspettando, vediamo quanto ci vorrà all'essere umano per capire che siete stati fregati. Voi pensavate che un tipo di sistema del genere poteva durare all'infinito? No. Allora, il mio percorso, così, per farlo così brevemente, è stato, diciamo così, di ricerca, no? All'inizio ateismo totale, no? Perché questo ti mettono in testa così, se non ti sforzi, senza sforzo, il programma che prendi di default, proprio che ti trasmette la cultura, la cultura dominante, è l'ateismo puro proprio. Parti all'inizio con proprio complottismo, cioè complottismo nel senso che vieni bombardato da tutta questa botta di informazioni che ti arrivano e poi cominci un attimo a capire queste grandi categorie, no? E cominci piano piano a vedere questa grande guerra tra chi cerca di mettere in testa la gente che devi credere solo a quello che vedi, cioè materialismo, cioè solo... sono foglie, solo a quello che puoi toccare, no? Solo a quello che possiamo vedere, no? E stare lontano da tutte queste cazzate che non vedi, no? C'è un elicottero giallo che mi sta semplicemente facendo perdermi tempo e batteria qua. Aspettiamo che finisce. Sono andato piano piano. Quindi quindi la cultura dominante vuole farti credere che c'è il materialismo, si punta tutto sul materialismo. Invece anche se chi cerca di darti questo programma comunque è molto, crede molto nell'aspetto invece spirituale, no? E quindi ti mettono in testa che tu sei un mortale, tu finisci tutto qua, la vita è dura, quindi godi finché puoi perché finirà tutto presto e divertiti. In questo modo lo schiavo è più facilmente controllabile. Quindi ho studiato un po' Marx, no? E Marx mi piaceva questo aspetto così ribelle, no? Perché a parole è bellissimo tutto quanto, no? Ci sono i ricchi, noi siamo i poveri, veniamo sfruttati e bla bla bla. Però non davano, infatti per questo dicono che era materialista Marx, perché non credevano, infatti in Albania per esempio, che era un paese comunista, la parte spirituale all'uomo l'avevano tolto, quindi siamo noi che comandiamo, quindi
idee, quindi devi credere nel partito e nel dittatore e basta. Ho capito insomma che c'era qualcosa che mancava anche lì sicuramente, e quindi ho avuto un breve periodo così dove ho spulciato un po' l'anarchia e ho capito che tante belle parole, però alla fine quando ci saremmo liberati del padrone, anarchia nel senso che chi ha più potere, più muscoli, nessuno troverà le ragioni per giustificare il comandare tutti gli altri, sfruttare tutti gli altri che non hanno la sua potenza e ricchezza. Quindi per questo serve un aspetto quindi spirituale, no? Perché serve anche per quelli che non hanno i muscoli, perché se facciamo tutto a chi è più, chi ha gli avvocati migliori, alla fine siamo a livello degli animali come siamo oggi, e quindi la legge non è uguale per tutti, perché chi ha più soldi vince, no? Quindi per ovviare quindi a questo problema dobbiamo credere in qualcosa, perché in questo modo anche chi ha al comando, diciamo, un capo, un dirigente, diciamo, di qualsiasi campo, ha umiltà, nel senso che deve rispondere sempre a qualcuno più in alto di lui, a Dio, e quindi questo lo rende meno stronzo. E prima di buttare l'amianto così nell'ambiente, così, oppure il veleno, di dare fuoco a qualcosa, pensa sempre non ai soldi, ma pensa là sopra. Se uno pensa che il benessere tutto me lo darà se ho fatto un buon lavoro con i miei simili, allora verrò premiato, diciamo. Anche quando sto in vita verrò premiato perché qualcuno vede tutte queste cose qua. Allora le cose vanno bene e tutti viviamo meglio. Quindi per questo l'aspetto spirituale è fondamentale, e io ci sono arrivato a 37 anni, meglio tardi che mai. Allora, per avere così una prova di che livello di danno è stato fatto in questi ultimi anni, vediamo un'intervista di uno dei miei comici preferiti italiani. Quindi stiamo parlando dell'Italia anni 75. Via. Il piccolo Fantozzi, l'omino che per anni è vissuto nel boom consumistico, cioè ha ricevuto dai mass media, cioè dalla televisione, dai settimanali, da tutte le informazioni possibili, uno stimolo preciso, quasi un ordine a consumare, ad acquistare, a vivere secondo determinati schemi. E lo schema di questa filosofia era precisissimo: attento che se compri e ti attrezzi in determinati modi, cioè secondo la chiave consumistica, potrai essere felice, vivrai in un mondo che sarà felice e contento per mille anni. Improvvisamente invece un crack strano, insomma tutto questo sistema meraviglioso, pieno di promesse, e questo mondo fiabesco si è incrinato. Di tutte le grosse contraddizioni di questa filosofia, della nostra cultura, che tende disperatamente verso un obiettivo che a mio avviso è sbagliato. Cioè l'uomo credeva di essere felice con le autostrade, le macchine, gli intasamenti, e in realtà invece il mondo nel quale Fantozzi è costretto a vivere è l'inferno. Lui vive pieno di nevrosi in una società che capisce, ecco questa è la sua paura di burocrate. Il film per esempio comincia con una sequenza nella quale da 18 giorni non si hanno sue notizie, e per 18 giorni nessuno si preoccupa di sapere dov'è, e questo naturalmente sta a definire, a limitare la funzione di Fantozzi in una società, cioè nessuna. Lui questo lo sa che vive in una società che non lo difenderà mai abbastanza, una società che ha paura, in cui il padrone non è un padrone preciso, non è il padrone di Monsù Travè, che era una persona fisica, quindi aveva dei risvolti cattivi ma comunque umani. Lui vive in una dimensione piramidale, in un burosauro, al vertice della piramide, forse, si dice anche nel film e nei libri, non c'è nessuno. Il mega direttore galattico esiste o no? Fantozzi
ha l'unica possibilità di sopravvivenza, di vivere quindi in una società che è invivibile, ma lui non conosce altri modi per vivere, quindi sorridendo lui corre incontro a catastrofi una dietro l'altra. Lui sa che un weekend al mare avverrà secondo gli schemi catastrofici, cioè parte al mattino, intasamento di 50 ore, qui il linguaggio iperbolico del libro e del film, che è quello che è stato apprezzato e mi aiuto dai giovani. Fantozzi rimane intasato 50 ore, le temperature sono 90 gradi all'ombra, il mare divieto di balneazione perché ormai tutte le acque sono inquinate, eccetera, hanno strati di fango, di melma, cadaveri, cose mostruose in effetti, forse ripugnanti. Abbiamo forse sbagliato obiettivo, è veramente questo tipo di società consumistica piena di frigo, di televisioni a colori e di beni di consumo, di polaroid, di macchine, di cose, è la felicità? No, la verità è che tutti si sono accorti che è il diavolo, è l'opposto. Questo tipo di felicità è altamente infelice. Ed ecco che l'italiano medio, a mio avviso, faccio la diagnosi rispondendo alla sua domanda iniziale, si è riconosciuto nell'infelicità di Fantozzi. Fantozzi affronta sorridendo le varie situazioni che sono di volta in volta Fantozzi e l'ufficio, Fantozzi e l'amore, Fantozzi e il weekend, Fantozzi e l'utilitaria, Fantozzi e la bicicletta, Fantozzi e la partita di tennis, ma sa che tutti i suoi tentativi in una società invivibile come questa saranno frustrati e quindi condannata a una sicura catastrofe. In questo c'è già compreso, in questo suo discorso, la concezione che lei ha di un certo tipo di società o no, del mondo in cui viviamo. Ma non è una concezione negativa, ecco, non è un giudizio, ecco, io non è che voglia fare della satira negativa o distruttiva, no, io dico che il momento è questo, il momento è la nevrosi pura, cioè forse la nostra cultura, la nostra filosofia, la filosofia occidentale ha mancato l'obiettivo, è il momento di tirarmi in barca e di fare il punto. Vediamo, insomma, forse abbiamo sbagliato, ho usato l'iperbole che consenta agli italiani che hanno apprezzato molto Fantozzi di non riconoscersi completamente, perché l'italiano, notate bene, non ha il senso dell'umorismo, ecco, non accetta la satira, infatti sono pochissimi i satiri in Italia, insomma. L'italiano, dicevo, non ha il senso dell'umorismo e quindi non accetta volentieri certi discorsi, li accetta se contrabbandati, se iperbolici, e allora per paradossalmente tutti quelli che hanno visto il film mi hanno fermato per risate dicendo mi sono fatto un sacco di risate, villaggio non le dico che risate, pensi che Fantozzi è uguale al mio vicino di sinistra, oppure è uguale al mio vicino del pianerottolo, è mio cognato, è mio zio, è quello lì, è quello là. Nessuno però, notate, mi dice la verità. Villaggio, sono io. Diciamo soltanto che qualcosa è andato storto in questi ultimi 50 anni. Lu culo, culo, nu. Oggi vediamo che i cantanti e gli artisti e tutti parlano solo così di divertimento. Va tutto benissimo, è tutto perfetto, ci stiamo divertendo tutti. Però ecco, una ragazza come Ilaria che... Critica zero, solo soldi. Un'ultima domanda. Se lei avesse il potere straordinario, no? È anche terribile, di governare per un momento un paese, di fare quello che vuole, che cosa darebbe ai suoi cittadini per prima cosa? Dunque la domanda è una domanda un po' utopistica e quindi la risposta non può che essere utopistica. Una cosa che difficilmente, a mio avviso, l'umanità raggiungerà, forse alla fine della sua evoluzione, l'uguaglianza.